Serena Masciandaro, capitano del Volturno, grande prova la tua con 4 gol a Catania contro il Blue Team, vittoria sofferta per 12-10, però comunque nel finale avete fatto valere tutta la vostra esperienza. Sì, in effetti la partita verso la fine si è dimostrata un pochino più tirata di quello che pensavamo, perché a un certo punto siamo andati anche sul 7-4, gol mancato, gol subito e addirittura siamo arrivati al pareggio 10-10. Sono contenta sicuramente per i 4 gol, ma è stata veramente una bella squadra. È stata devastante anche Stefania, Giuliani, 3 passaggi al centro, 3 gol, veramente fatto gli ultimi 2 gol, i 2 gol della vittoria. Anche se diciamo loro hanno difeso pressing quasi tutta la partita, sono state molte più espulsioni a vostro sfavore, l'espulsione forse forse esagerata per il mister che salterà la prossima gara. Come lo stai vedendo? Come li stai vedendo gli arbitraggi nelle ultime gare? Perché si dice sempre il Volturno viene favorito, il Volturno gioca fallosamente, ma poi sul campo, anche vedendo le immagini, sembra il contrario. Sì, io ho letto anche dei commenti della partita contro il Blue Team. Si parlava di un Volturno che non ha dimostrato di essere poi tutta questa squadra così forte, quando poi è anche normale, è un calo, voglio dire, fisiologico, non possiamo stare al 100% tutto il campionato. Però abbiamo dimostrato che anche quando c'è qualcosa che non va o non giochiamo benissimo, vinciamo. Quindi questo diciamo è un dato positivo, che in 2 minuti, come dice Salvatore, se decidiamo di vincere, vinciamo la partita. Sicuramente gli arbitraggi come questo qua che abbiamo avuto a Catania, io l'ho trovato, a me è andato bene perché non ho preso neanche un'espulsione, cosa strana ultimamente. Però l'espulsione di Salvatore è stata a dir poco eccessiva, perché io ero anche in panchina, ho fatto giusto un gesto a prendere il telefono, l'ha riposato subito, ha alzato le mani e cartellino rosso senza neanche una motivazione. E per fortuna diciamo capita questa giornata che lui mancherà contro il Gifa, quindi non è una squadra che ci preoccupa così tanto, anche se anche lì abbiamo letto vari commenti per quanto riguarda gli arbitraggi. Giocare a Palermo è sempre stato difficile, vincere altrettanto. Noi là già siamo andate, abbiamo vinto 20-11 se non erro, non penso debbano esserci problemi in casa. Un calo ovviamente fisiologico, perché non si può andare a 1000 tutta la stagione, ma ci sarà un richiamo di preparazione in vista poi dei playoff, dato che sarà imminente quasi, tra un paio di settimane avrete la certezza già matematica del primo posto in classifica? Sì, praticamente fino alle festività di Pasqua andremo avanti con l'allenamento diciamo base che stiamo facendo adesso, poi da lì incominceremo una fase di preparazione compresa anche di palestra, perché poi comunque i tempi sono lunghi, i playoff se ne parla a fine giugno, inizio luglio, e avremo un mese da fine maggio fino al 26 di giugno di pausa, quindi abbiamo comunque molto tempo per lavorare, e sarà un lavoro penso prettamente di concentrazione, perché comunque arrivare prime significa avere questo mese di pausa e poi scontrarsi con una squadra invece sulla scia dell'entusiasmo, perché sarà la squadra vincente tra secondo e terzo posto. Preferisci più il Prato o il Tolentino dell'altro girone? Allora, il Tolentino diciamo che lo conosciamo perché l'abbiamo già incontrato in un torneo precampionato a fine novembre ed è andata abbastanza bene, se non erro 2 vittorie e un pareggio facemmo in quelle 3 partite. Il Prato non lo conosco, però voci che girano da alcune amiche che stanno lì dicono che non dovremmo avere problemi neanche con il Prato. Però io penso che sono partiti a sé, cioè ci sarà una voglia lì di giocare, veramente di spaccare, di arrivare finalmente in Serie A, perché noi stiamo preparando questo campionato, non voglio dire proprio uguale all'anno scorso, nel senso che l'anno scorso abbiamo iniziato la Serie B già proiettata ai playoff che c'erano a maggio, sembra che qui stiamo da settembre-ottobre a pensare direttamente a luglio, quindi la concentrazione c'è.